E benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è uscito il DJI Mavic Air 2 e quale momento migliore per non dare un po' di sfogo, un po' di lustro al buon vecchio Mavic Air 1 che vedete qui con il suo paraeliche, perché ho fatto una prova di volo in garage. Dato che non si può uscire a causa della quarantena, io fortunatamente ho il garage sotto casa dove posso fare così tutto quello che voglio. Lì vedete c'è anche una piccola palestrina con Batman, mitico. E quindi oggi facciamo un piccolo test di volo indoor, che tra l'altro è la prima volta che provo a farlo. Ho già fatto un piccolo voletto qui e è andato abbastanza bene, non l'ho schiantato da nessuna parte. E facciamo un test di durata della batteria con le eliche normali, che sono quelle montate qui, e le eliche low noise della Master Air Screw, che sono queste. Adesso poi andremo a montarle. Vedremo effettivamente se diminuisce il rumore e se aumenta la durata della batteria. Dovrebbe aumentare circa di un paio di minuti, che comunque su un drone di questo tipo è già tanta roba. Questo video ha senso? Assolutamente no, perché questo tipo di test sono già stati fatti miliardi di volte su un drone soprattutto uscito 2 anni fa, ma poi alla fine parleremo un pochino del DJI Mavic Air 2 e vedremo se secondo me ha senso effettuare un nuovo acquisto. Ci vediamo dopo. Ok, andiamo a togliere i paraeliche e a montare le eliche nuove, anzi prima montiamo le eliche. Con il meccanismo quick release sono veramente facili da togliere e da mettere. Ecco qua, ho qui il mio cronometro, il drone è pronto a partire e adesso facciamo il test di durata della batteria su volo indoor, quindi senza vento, da 100 a 0%. Vediamo come si comporta. Lui riesce a stare perfettamente fermo, anche se non c'è il segnale GPS in questo momento. E quindi farò un test proprio di durata della batteria, completamente fermo, in assenza di vento, e vediamo se effettivamente dura quei qualche minuto in più come dichiarato. Mi esploderà il cervello dopo un po'. È al 79%, sono passati 3 minuti. Mio Dio, non so se riuscirò a sopportare questo ronzio per 40 minuti. Ecco qua, il drone è atterrato al 5% di batteria, non c'è stato modo di cancellare il landing perché ha rilevato lo spot di atterraggio valido, quindi praticamente lui è atterrato forzatamente, non c'è stato modo di cancellare l'autolanding. Se fosse stato in una zona non adatta all'atterraggio, praticamente avrebbe continuato ad andare fino allo 0% e poi allo 0% sarebbe atterrato ovunque, in qualunque punto, quindi anche sull'acqua o sugli alberi. Allora, la batteria ha resistito per 17 minuti e 30 secondi circa. E era ancora al 5% quando è atterrato, quindi si può dire che probabilmente c'è ancora circa un minuto o due di buono se per caso fosse in condizioni proprio critiche in cui non riesce ad atterrare. Teniamo conto che comunque anche allo 0% la batteria ha un residuo che, diciamo, viene chiamato margine di sicurezza. Il drone riesce più o meno a fare circa 18-19 minuti di volo effettivo senza vento, senza manovre. Ora, se le mie orecchie reggono, proviamo con un'altra batteria e con le eliche originali. È partito! È una cazzo di ape incazzata, non si capisce niente. Guardate che roba, mi è venuto l'accento veneto pure, non so perché. Questi altri circa 15 minuti di agonia per le mie orecchie, però lo faccio per la scienza. Ci vediamo dopo. Ecco qua, si è fermato intorno ai 14.50, sono stato stupido perché non ho fatto partire subito la registrazione, quindi questo tempo potrebbe non essere esatto, ve lo metto poi qui sotto in sovraimpressione. Comunque è circa 2 minuti e mezzo in meno con le eliche originali, quindi ottimo lavoro per la Master Air Screw. Finisco questo video col telefono perché mi è morta la batteria della macchina fotografica. Quindi questo Mavic Air 2, lo prendiamo oppure no?
Beh, allora sicuramente è un prodotto estremamente interessante e contiene tutte le caratteristiche che mancavano nel Mavic Air 1. Principalmente il tempo di volo aumentato, quindi abbiamo 34 minuti di volo, che poi vabbè saranno 30 probabilmente, e abbiamo addirittura la cosa fondamentale, LocuSync 2.0, cioè la capacità di trasmettere il segnale da radiocomando al drone fino a circa 8-10 km. Che non servono dal punto di vista legislativo, nel senso che non puoi assolutamente andare a quella distanza, soprattutto da hobbista. Quindi in realtà, il grosso vantaggio sarebbe, nell'arco dello spazio aereo consentito per il volo a vista, avere una stabilità del segnale che con l'Air 1 è impensabile. Cioè l'Air 1 intorno ai 200-250 metri, se va bene 300-400, perde il segnale, quindi non c'è stabilità di segnale. Quindi avere una connessione come LocuSync 2.0, che è una tecnologia proprietaria di DJI, permette di avere una stabilità del segnale sempre perfetta, quindi di non perdere mai il segnale video, di sapere esattamente dov'è e cosa sta facendo il proprio drone. Quindi sì, questo drone rimane un gioiellino di tecnica, di tecnologia. Era uno dei primi che aveva le funzioni di active tracking, che sono state migliorate nell'Air 2. Hanno presentato anche la funzionalità dell'active track 3.0, che guardando i video di presentazione sembra quasi, e anche guardando qualche video di qualche recensione che è già uscita, sembra quasi che sia a livello dello Skydio 2, il drone americano che permette il tracciamento del soggetto in movimento in una maniera estremamente fluida e addirittura una capacità di evitare gli ostacoli davvero clamorosa. Le uniche note dolenti sono ovviamente il prezzo, vabbè, costa tanto, però quello è abbastanza in linea con le aspettative, ma il problema è che mancano i sensori laterali. Ragazzi, ancora nel 2020 fanno uscire il Mavic Air 2 quasi a 1000 euro senza i sensori laterali, quindi nelle modalità di volo automatiche, quando magari il drone fa un movimento laterale, non vedrà l'ostacolo e rischierà di schiantarsi, quindi su quello dovete comunque stare attenti. Ha le stesse problematiche di questo ha i sensori frontali posteriori e il sensore sotto, ma non ha i sensori laterali e né il sensore di sopra. Quindi io non sono sicuro che l'Active Track 3.0 sarà allo stesso livello dello Skydio 2, però sembrava molto interessante. Quindi ottimo lavoro da parte di DJI. Ha senso acquistare il Mavic Air 1? No, ormai, perché esce tra l'altro allo stesso prezzo più o meno. Adesso, a meno che l'Air 1 non abbia un crollo incredibile, l'Air 2 sta intorno agli 850 euro o 1000 qualcosa intorno sulla versione Fly More Combo. Quindi in realtà attualmente il DJI Mavic Air 1 è fuori mercato. Quindi per il momento è tutto. Io sono soddisfatto. Se qualcuno vuole regalarmi il Mavic Air 2 va benissimo, vi lascio da nessuna parte perché me ne frega niente. Non lo vedrà nessuno sto video, non me ne frega un cazzo. Anzi, potrei intitolarlo davvero il DJI Mavic Air 2 fa schifo, non compratelo, per fare clickbait. Anzi, farò così, farò clickbait. Vabbè, vi saluto. Ciao, alla prossima. E buona quarantena. Non volate, state a casa, mi raccomando, state a casa. Volate in casa o in garage, in uno schifo di questo genere come sto facendo io. Quindi ciao.